Salve a tutti ragazzi, belli brutti e iscritti di tutti, eccoci qui, siamo nel Robin Hood Glory. Questa è la regola, purtroppo ho deciso di togliere la regola dei gol di Robin perché sinceramente la squadra potrebbe andare bene così com'è secondo me. E quindi acquisterò giocatori saltuariamente, però rimane la regola dei likes, quindi più likes lasciate più sarà alto ciò che mi passerò. Qua una bella squadra, state vedendo, Ozil, Van Persie, Check in porta, mamma mia, è stato davvero qualcosa di pericoloso. Però il primo gol arriva perché il mio difensore, il mio terzino non va a chiudere. Però qui intanto Robin per Young, Check non respinge correttamente, Aubameyang la insacca. Qui De Bruyne, un bel passaggio basso però filtrante per Farfan, qui la cavolata della difesa e mi permettono di passare in vantaggio al 55esimo. Bender per Aubameyang che la dà a Robin. Robin si smarca da David Luiz, cioè passa avanti a David Luiz. Il tiro di mancino di Robin, mamma mia. Quindi questa finisce 3-1. Il mio avversario mi invia un messaggio in inglese, penso di aver capito qualcosa, ma gli stavo rispondendo, ma poi ho pensato no, non devo rispondere perché se non mi abbassa il suo livello, che senso ha abbassarsi a un livello come il suo? Hai perso? Stai zitto, non controbattere, perché in fin dei conti tu hai perso perché io ho fatto passaggi filtranti a morire, no? Però ciò che conta è la vittoria, non importa come si segna o quando si segna, cioè l'importante è vincere. Qua è la seconda partita, Sergio Ramos, Modric, Isco, dovrebbe stare Isco, boh, vabbè. Però qui Robin al 45esimo, di nuovo come l'azione di prima, della partita di prima col sinistro, magnifico. Per Farfan, Aubameyang per Farfan, grandissimo giocatore, ve lo consiglio Farfan, un esterno destro, davvero ottimo. Robin per Sokratis, mamma mia, di piede, neanche di testa. Qui Aubameyang, il tiro dalla distanza, ci arriva Robin, il portiere fa qualche cappellata di troppo e Bender la infila. 4-0 90esimo, seconda partita vinta, 6 punti, è qualcosa di veramente buono questo inizio episodio. Questa è un'altra BVA un po' più economica e non sarà particolarmente difficile riuscire a vincere. Infatti c'è il solito Robin per il solito Sokratis, davvero mi ha fatto quasi un gol a partita, mamma mia, Sokratis. Qua per la testa di Vargas, Boateng si fa anticipare da Vargas, non ci credo. Ah, qui per Robin, un bel lobo per Robin. Robin tutto solo, praticamente a Courtois, non può sbagliare. Al 44esimo 2-1 per questa squadra. Aubameyang, palo e rete, grande Aubameyang. Al 48esimo, Boateng voleva segnare, non riesce, però riesce in qualche modo a recuperare sempre palla, forse per un aiuto del gioco che ha creato tipo un bug che doveva segnare per forza. Finisce 4-1, altri 3 punti, questa terza vittoria di fila in questa divisione 6. Riscatto l'oggetto per cambiare il nome del club, lo rinomino Rob Road to Glory, abbreviazione RTG. Volevo dirvi che la cosa dei gol, la regola dei gol non la metterò più perché la squadra va bene così com'è e vorrei comprarmi giocatori più costosi più in là. Quindi se avete dei consigli da darmi su qualche bel giocatore da inserire nella formazione, nella rosa, lasciate un bel commento qui sotto e mi raccomando lasciate sempre un bel mi piace. Questa è l'ultima partita, una squadra argento con due if argento. Diciamo che questo era veramente bravo, faceva molte skill tipo questa che è veramente bella, che si meriterebbe anche un replay, però non gliel'ho concesso. Robin per Boateng, però questo avversario aveva il difetto di far uscire sempre il portiere sui calci d'angolo, sempre di continuo. Rafinha trova un po' di gloria anche lui al 45esimo sul finire là in sacco per il 2-1. Di nuovo fa uscire il portiere Boateng, secondo gol. Diciamo avrebbe fatto 3 gol Boateng, però non arriva il terzo perché va il rischio difensore. Ci arriva, ma c'è Diouf che sulla respinta insacca. Qua per Robin
Diciamo pure io mi stavo un po' casseggiando, non volevo sempre segnare. Diciamo quando mi trovavo tipo qua con Elia, tu per tu portiere dovevo segnare. Nomina migliore in campo a Boateng. Sono 12 punti in 4 partite, quindi 4 vittorie su 4. Direi che stiamo procedendo molto bene. Credo che questa serie la farò durare 10 o 15 episodi, non so. Ditemi voi, lasciate un commento qui sotto con un giocatore, due quanti ne volete, che potrei acquistare nel prossimo episodio. Queste sono le statistiche di Robben, davvero fortissimo. Vi invito dunque a lasciare un bel pollicione in su e iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Qui è Giovispo, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao e bella a tutti!